Con 9 casi di positività all'attivo sul territorio comunale, Pianella è uno dei comuni della regione Abruzzo dove si conta il minor numero di contagi da Covid-19. Come ci spiega il sindaco Sandro Marinelli, purtroppo a questo numero contenuto di positivi c'è il rovescio della medaglia, che consegna alla comunità pianellese 4 deceduti, di cui una donna di 44 anni, una delle vittime più giovani nella nostra regione. La vicenda della vittima di 44 anni ci ha ovviamente segnato molto come collettività e ha turbato un po' tutta la nostra cittadinanza. Sono stati altri 3 decessi oltre quello, anche se si trattava in quel caso però di patologie pregresse o di soggetti in età piuttosto avanzata. Quasi introvabili o inarrivabili per molte famiglie, dato il costo, sono le mascherine. Sul territorio comunale il primo cittadino conferma che nello scorso weekend sono state consegnate quasi 5.000 mascherine, integrando diverse forniture, di cui una parte ricevute come donazione, una parte acquistate dal comune e il restante donate dalla Protezione Civile regionale. Le mascherine sono state consegnate dalla locale Protezione Civile e dalla locale Croce Rossa, associazioni fondamentali per l'aiuto dei residenti. Le persone hanno potuto ritirare anche per altri, quindi bastava esibire un numero di tessere sanitarie per poter ritirare un numero equivalente di mascherine senza avere assembramenti, ennesima prova di grande senso civico della popolazione. Proprio questa mattina ci stiamo occupando delle imprese che via mail hanno inviato le loro richieste, adesso noi le stiamo istruendo e speriamo nella giornata di oggi, al massimo entro domani, di riuscire a consegnare anche alle imprese i dispositivi di protezione che abbiamo in dotazione. Intanto, nei giorni scorsi, primo consiglio comunale online a Pianella, dove sono state prese delle decisioni importanti, come lo storno della Tari per le attività chiuse. Approfitto per ringraziare la piattaforma Webex della Sisco che per 90 giorni ha messo a disposizione gratuitamente appunto la piattaforma per l'attività di videoconferenza. Siamo andati anche in diretta Facebook in questa circostanza e devo dire che i lavori del Consiglio si sono svolti in maniera piuttosto fluida, c'è stata anche una buona partecipazione da parte della cittadinanza che ha seguito i lavori, quindi da questo punto di vista almeno siamo riusciti a gestire bene questa difficoltà. In conclusione, il sindaco prova a fare una previsione di quella che potrebbe essere una ipotetica fase 2 a partire dal 4 maggio, prendendo come riferimento i dati che ad oggi ci consegna l'Istituto Superiore della Sanità, per il quale pochissimi sono i decessi nella fascia di età compresa tra 0 e 40 anni, come sono molto bassi i casi di contagio nella fase di età da 0 a 16 anni. Il fenomeno è un fenomeno che non conosce purtroppo i confini comunali, per cui dobbiamo ragionare in termini più ampi e porci il problema di come gestire in maniera complessiva e possibilmente univoca questa situazione. Questi dati che abbiamo acquisito nel corso di questi 2 mesi ci riconsegnano un quadro di una popolazione giovane che è piuttosto resistente al virus e su questo iniziare a fare delle programmazioni. Sicuramente quella della scuola dovrebbe essere una priorità. Si lavora laddove c'è meno rischio, si protegge laddove c'è più rischio.